The Last of Us si presenterà presto anche in formato televisivo. In questo video vogliamo quindi provare ad immaginare chi potrebbe vestire i panni dei due protagonisti. Ce lo siamo domandato anche noi e ve lo raccontiamo proponendoci le nostre versioni dei fatti e contestualizzando le scelte compiute. 3 per entrambi gli attori che interpreteranno Joel ed Ellie. È difficile immaginarsi i due personaggi senza partire dalla base di Troy Baker e Ashley Johnson. Il primo è ormai famoso per aver prestato la voce a numerosissimi personaggi dei videogiochi, ma è salito in vetta alle classifiche di gradimento della community videoludica grazie al motion capture realizzato su di lui per Joel. Leggermente diversa la situazione legata alla Johnson, che 7 anni fa aveva poco più di 20 anni, mentre adesso, avendo superato i 30, difficilmente potrebbe ricalarsi nei panni di una ragazzina qual era Ellie nel primo The Last of Us. Ipotizzando quindi che l'intera serie sarà incentrata sull'inizio delle vicende raccontate da Druckmann, sarà difficile poterla riconfermare nel suo ruolo. Ciò detto, vedere Troy Baker interpretare Joel non sarà facile, così come trovare un'alternativa. Quell'uomo cavernoso che nei primissimi minuti della sua storia affronta uno dei più grandi drammi esistenziali nella storia dell'uomo è una maschera davvero complessa da mettere in scena. Emotivamente chiuso, per niente propenso ai sorrisi, è arrivato a uccidere senza alcun tipo di rimorso. Ha visto sua figlia e anche i suoi amici morire per l'avvento della pandemia e ha perso qualsiasi tipo di sentimento benevolo. Apatico nei confronti dell'umanità, Joel ha bisogno di un attore che riesca a rimanere sopra tutte le parti, pronto però a lasciarsi andare in un rapporto padre-figlia con Ellie, in maniera molto delicata all'inizio e più approfondita andando avanti. Per Ellie, invece, serve una ragazza molto meno pressa di Joel, quasi ingenua, pronta a vivere una crescita interiore che la porta ad essere una sopravvissuta. L'attrice che ci serve dovrà essere esuberante, ma comunque giovane, tendente alla curiosità per un mondo dilaniato dall'epidemia, ma soprattutto in grado di far crescere il proprio personaggio in maniera esponenziale, lasciandoci alla fine con una ragazza che non è più spaventata dall'uccidere. Ciò detto, è inevitabile non pensare subito a Hugh Jackman come prima opzione per Joel. L'attore australiano è stato Wolverine e gli ha dato vita nel miglior modo possibile, con quell'apatia nei confronti del mondo e degli altri esseri umani che gli ha permesso di essere aggressivo e contestualmente una macchina da guerra senza scrupoli. Con un passato atroce alle spalle, il Logan di Jackman ha attraversato un percorso di crescita affascinante e che lo ha portato nella sua ultima apparizione a un sentimento di affetto nei confronti di una ragazzina, Laura, proprio come è avvenuto per Joel con Ellie. Andando avanti, arriviamo a Jeffrey Dean Morgan. Lo abbiamo imparato a conoscere nelle ultime stagioni di The Walking Dead nei panni di Negan, un uomo senza scrupoli desideroso solo di mettere scompiglio. Morgan sarebbe in realtà una scelta esuberante perché metterebbe in secondo piano il dramma interiore che Joel sta vivendo, un aspetto che in qualche modo l'attore ha già interpretato in Supernatural. Il suo personaggio, John Winchester, era una figura enigmatica ed era padre di 2 ragazzi. Chiudiamo il trittico con una provocazione che porta il nome di Josh Brolin e che proprio di recente è stato indicato da Troy Baker come uno dei possibili volti migliori per il ruolo. L'attore che ha dato vita a Thanos potrebbe utilizzare quel suo sguardo silenzioso e corrucciato per dar vita a un Joel molto più tendente all'antagonismo. Passando ad Ellie, tutti almeno una volta abbiamo pensato a Ellen Page nei panni della protagonista di The Last of Us Parte 2. Supportata dal suo aspetto estremamente giovanile, Ellen sarebbe la nostra prima scelta. In alternativa potrebbe entrare in gioco l'astro nascente del piccolo schermo, Millie Bobby Brown. Scoperta grazie alla prima stagione di Stranger Things nell'atipico ruolo di 11, l'attrice è oramai totalmente lanciata nello show business di Hollywood. La sua forza arriva proprio dal personaggio che l'ha resa famosa, avendo contrastato in maniera molto stoica creature mortali e misteriose, il che la porterebbe a non avere nemmeno un briciolo di paura dinanzi a un clicker. Inoltre, la Brown ha 16 anni, un'età praticamente perfetta per la piccola Ellie. Infine, rivolgiamo un pensiero a Maisie Williams. L'attrice che ha dato vita ad Arya in Game of Thrones calzerebbe in maniera più che adeguata nei panni di Ellie. È indubbio che forse nei tratti dovrebbe trovare una venatura più femminile, mettendosi alle spalle quella mascolinità che l'ha resa un'assassina di prima fascia nei Il Trono di Spade. Eppure, per le 8 stagioni della serie HBO, la Williams ci ha dimostrato come una ragazzina possa diventare la lama più temuta del regno. Un percorso che si sposerebbe bene con l'arco narrativo di Ellie, che da teenager in difesa si trasforma ben presto in una vera e propria macchina di morte. Ora la parola come sempre spetta a voi.
Quali attori vedreste bene nei ruoli di Joel ed Ellie nella serie TV di The Last of Us targata HBO? Fateci sapere la vostra nello spazio dedicato ai commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale di ABI Plus e di cliccare sulla campanella delle notifiche.